è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Quarto talento da una neopromossa. Ma oggi è un video un po' diverso perché i primi tre video erano giocatori un po' scontati. Siamo partiti con il primo talento, da Cugna. Poi vi ho portato come secondo Adrien Bernabé e come terzo siamo andati su Joel Poggiampaolo. Oggi è un giocatore che è un po' meno scontato, da prendere sicuramente con meno budget. Quindi cosa dovete fare? Lasciare tanti like, iscrivervi al canale che è gratis, così ragazzi potete venire in tutte le live che farò quest'estate e farmi tutte le domande che volete. Vi ricordo che se volete sostenere questo canale ci sono gli abbonamenti attivi. Io quest'anno porterò tre soli video per abbonati, mentre tutti gli altri sono pubblici. In più, durante tutto l'anno, le mie top 11 saranno esclusivamente per gli abbonati. Le top 11 classiche, quelli per i fantacalcio all'istone. Mentre per quanto riguarda le top 11 scommesse barra underdog, quelle saranno sempre pubbliche per tutti. Quindi se volete sostenere questo canale, entrate anche in un gruppo Telegram con tanti vantaggi, tra cui potete fare anche un fantacalcio all'istone in cui ci metto dei trofei per voi. Vi ricordo di registrarvi su Fantalab, link in descrizione. Fantalab è un tool pazzesco per fare l'asta direttamente sul sito, e c'è anche un'app fantastica che è stata migliorata rispetto all'anno passato. Con Fantalab fate l'asta e avete tutto sotto controllo. Date andare un'occhiata anche al video che è uscito ieri e vi lascio qui sopra, in cui ci sono anche gli abbinamenti dei portieri. Ma ora passiamo al video, vediamo chi è il quarto talento. Allora, parliamo di Bonny, attaccante del Parma. Lo so, in tanti mi avete chiesto di portarvi il video su Dennis Mann. Ancora non è arrivato il suo turno. Perché? Perché già l'avevo portato appena arrivato in Italia, per chi se lo ricorda. Per chi c'era all'epoca, eravamo molti meno su questo canale. È un giocatore, anche lui, molto forte, che però porterò più avanti. Oggi ho voluto portare Bonny. È un attaccante che sicuramente non in tanti vi consiglieranno al fantacalcio. Io vi porto oggi le migliori giocate in casa, le migliori giocate in trasferta, così come ho fatto con tutti gli altri talenti dalle neopromosse, e poi anche tantissimi altri dati. Allora, partiamo dalle giocate in casa. Col Sud di Tirol, gran gol partendo da centrocampo. Esce una palla da questo centrocampo dai giocatori, lui la prende, va come un treno, punta, salta l'avversario, calcia in porta, fa gol. Contro il Palermo, ecco, contro il Palermo è un'azione che dovreste vedere, perché è un lavoro che lui fa spesso per i suoi compagni. Lui prende palla, la sposta per avanti, va a infilarsi dentro l'area, si gira, la difende, vede l'inserimento di Estevez, gliela dà e fa gol. Contro lo Spezia, questo è un gol annullato, ed è un peccato. Praticamente fa uno spunto eccezionale, salta tantissimi avversari, una conclusione imparabile. Il gol annullato perché dà un pestone proprio a iniziazione a un avversario. Mentre con Lecco, l'ultima azione che ho citato in casa, difende palla e fa un assist di tacco, lascia lì la palla per Bernabé, che fa la sua doppietta personale contro il Lecco. Continuiamo con le giocate in trasferta. Vi ricordo di lasciare un bel like, ragazzi, e di iscrivervi al canale, così non vi perdete nessun contenuto. Allora, migliori giocate in trasferta. Partiamo dal Pisa. Salta un avversario e batte il portiere. Qui è da vedere l'azione per due motivi. Uno è l'inizio azione di Somm, che salta tre avversari come fossero dei paletti, va come un treno, la cede poi a Bonny, salta un altro avversario e batte il portiere. Un'azione veramente bella, bravi entrambi, andatela a guardare. Sempre in trasferta, col Catanzaro fa un po' lo stesso lavoro che avete scritto per il gol di Estevez.
contro il Catanzaro, arriva sulla destra difendendo palla, perché lui difende, accelera, poi si riferma, dà la palla dentro l'area a Dennis Mann sul dischetto del rigore e lui fa gol. Con Lecco si procura un rigore, ne ha procurati diversi proprio per la sua velocità di gambe. Contro la Ternana, gol sul lancio di Chizzola. Questo è un altro gol importante perché Chizzola è il portiere, o meglio, era il portiere del Parma, probabilmente non sarà lui il titolare quest'anno. Lancia, parte in velocità, è 2 metri indietro del difensore della Ternana, ma glieli prende e va a bucare sotto le gambe il portiere. E sempre nella stessa partita si procura un altro rigore. Contro la Feralpisalò, assist di tacco per il gol di Mihaila. Lui riceve palla. Ecco, la cosa che mi piace tanto di sto ragazzo è che è molto generoso, nel senso non è il classico attaccante, tra virgolette, bomber che guarda solo la porta. No, è un giocatore che gioca veramente per la squadra e per i compagni. E quindi, vi dicevo, riceve sta palla di prima, di tacco, la dà per Mihaila che si inserisce e va a fare gol. Assist per il gol di Estevez, qui non l'ho messo evidenziato perché diciamo è un'altra azione in cui difende palla, però la dà ad Estevez che tira da casa sua. Contro il Bari, gol, gran tiro dal limite, riceve palla da Partipilo, guarda dal limite dell'area alla porta del Bari, lo inchioda sulla destra, un tiro imparabile. Mentre Reggiana, in una partita in cui già il Parma era in Serie A, calcia a rigore e fa gol. Ma continuiamo perché ci sono ancora tanti dati da andare a vedere e voi ci sono tanti like da lasciare e da iscriversi al canale. Anche perché a 30.000 iscritti, ragazzi, vi faccio un regalone. Però dobbiamo arrivare a 30.000. Allora, andiamo sullo score. In tutta diciamo, la sua carriera nel Parma, diciamo così, in 72 presenze, 6 gol e 7 assist. Capite bene che sostanzialmente tutti i bonus sono arrivati quest'anno, in 35 presenze, 5 gol e 6 assist. Media voto 5,93, fanta media voto 6,46. Come vi dico sempre, questi dati sono della Gazzetta dello Sport. Tiri 41 in totale, ha tirato veramente poco. In porta 44%, 18 tiri, 23 sono andati fuori, quindi il 56%. Andiamo sui pro. Damosi pro, ragazzi, mi raccomando, ditemi nei commenti cosa ne pensate però di questo talento, se lo prenderete o meno, ma ancora ci sono tanti dati da dover andare a studiare. Pro, capacità di giocare spalla alla porta, questa diciamo è la cosa che gli riesce meglio, perché lui fa sempre le stesse cose nelle partite. Lui riceve palla, accelera, allunga la difesa, poi si ferma, guarda l'inserimento e nel Parma una volta Mann, una volta Mihaila, c'era lo stesso Benedicac, c'erano tanti giocatori che potevano andare a sfruttare diciamo le sue sponde, e questo lo fa alla grande lui. Fa segnare i compagni, sempre un po' riferito alle sue capacità. Devastante in campo aperto. Vi ho descritto alcuni gol partendo da centrocampo. Anzi, vi ho descritto anche il gol annullato. Andatelo a vedere perché quello era un gol bellissimo. Peccato, peccato per il pestone. Svario tutto il fronte d'attacco, sì, perché lo vedete a destra, a sinistra, da tutte le parti c'è lui. Diciamo, il Parma si è appoggiato tanto a Bonny nel campionato di Serie B. Poi andiamo sui contro, ne ho messi soprattutto due. Tira e segna poco, perché per le qualità che ha sto ragazzo, per me ha segnato veramente troppo poco. Ovviamente è normale che se tiri poco fai meno gol. E poi le 28 presenze da titolare è stato sempre sostituito. Qui vi dico anche che guardando, poi informandomi su tutto il Parma, guardando tutte le partite, come dico sempre, ho guardato tutti gli highlights almeno 5-6 volte per partita, lui è stato sempre stato sostituito. Perché? Perché davanti hanno un grande potenziale offensivo. Vediamo ora col mercato cosa succederà, però secondo me il Parma già aveva un'ottima rosa. Per me già il Parma con la squadra che ha avuto in Serie B si salvava tranquillamente anche in Serie A. Andiamo ancora avanti. Budget di spesa, quanto spendere all'asta?
Detto che secondo me in tante aste potreste pagarlo anche un solo credito, però io anche un 2-3% di spesa potrei metterli per prenderlo. Questo vi dico anche perché secondo me ha un margine di crescita altissimo, indipendentemente se arriverà un altro attaccante al Parma. Anche arrivasse un attaccante magari più pronto di Bonny, il suo spazio lo avrà. Punto primo perché, come ho detto prima, Pecchia i cambi li fa e cambia un po' tutti. Punto secondo, ha dei margini di crescita veramente incredibili. Ha solo 20 anni, ne dovrà fare 21 quest'anno. La prediction di bonus, io ci ho messo da 4 a 7 gol. E da 5 a 7 assist. Secondo me, se riesce a calciare in più, ad essere leggermente più cinico, anche un po' più egoista, potrebbe anche fare qualche gol in più. Altrimenti, magari prevedo qualche assist forse in più rispetto ai gol. Andiamo con le conclusioni, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, vi faccio un esempio rispetto a Joel Pogianpaolo che è uscito lunedì. Qui parliamo di un altro attaccante, parliamo di un attaccante scommessa, uno che, come vi ho messo nel budget, al massimo paghi un 2-3% a spaccare, ma in tante leghe potrebbe andare a un solo credito. E per me è una scommessa che io farei. Non ve l'ho detto a inizio video, questo rosso che ho messo dietro, di solito uso il blu, è un rosso passione, è uno che ci crede nei talenti, è uno che può andare a prendere proprio Bonny. Quindi per questo ho messo diciamo un colore diverso rispetto al solito. Io credo tanto in questo giovane, come ho già detto, sono anche convinto, qualora arrivasse un altro attaccante, si giocherà il posto e potrebbe essere comunque lui il titolare. Poi non credo neanche che il Parma vada ad acquistare chissà quale attaccanti. E sono anche convinto che Pecchia voglia valorizzarlo e dargli ancora più minutaggio di quello che ha avuto magari anche in Serie B. E poi il Parma, ragazzi, è una squadra, come ho detto, secondo me è già pronta per la Serie A. Si parla che il Parma possa prendere un portiere, perché Chiki Zola, è un portiere che a me non ha convinto. Come vi ho detto, ho rivisto tutti gli highlights, in tante situazioni, non mi è piaciuto. Quindi il Parma non ha grosse lacune, ovviamente qualche puntello dovrà metterlo, però sono anche convinto che questo è un giocatore che lo vedremo in Serie A e io sono convinto che possa far bene. Ma vi aspetto nei commenti, ditemi cosa ne pensate voi, se ci punterete anche quei pochi crediti per prenderlo all'asta del Fantacalcio e magari ditemi anche la vostra prediction di bonus. Ciao ragazzi!